arrivata a Roma, ho iniziato l'università e ho detto, beh, certo, studio, però c'ho del tempo. Poi quello che ho voglio metterlo a disposizione. Condivisione è la parola scelta da Anna per raccontarci questa notte in cui attraversa Piazza San Pietro con un termos di tè caldo, volontaria tra chi vive per strada, voci e storie che spuntano da cartoni e coperte. Perso tutto e non c'ho più niente. Non ce la faccio più. Questa è una notte di mani tese e sguardi che si incrociano, il senso di essere volontario anche per Alessandro, di giorno in banca, con il buio qui. Incontriamo persone che vengono da storie diverse, problemi di lavoro, problemi familiari e solitudine. Ogni incontro è una carezza per loro e per te? Per me è una speranza. Anna, Alessandro e gli altri, questi bicchieri fumanti non solo scaldano dal freddo, ma servono per conoscere le persone e aiutarle. Lo sa bene Fabrizio, ha dormito a lungo per strada come loro. E precisa, non chiamateli invisibili. Se gli occhi ci sono, basta guardare e si vede. Se si vuol vedere, si vede. Io racconta, sono stato visto grazie proprio ai volontari di Sant'Egidio. Ora vive a Palazzo Migliori, messo a disposizione da Papa Francesco. 40 ospiti. Anche qui altri volontari che se ne prendono cura, una casa. Ti rimette, diciamo, su una carreggiata, su un binario ideale di ricostruzione, di una vita regolare.